Come sapete, abbiamo una quantità di eventi in questa settimana che vanno anche nell'altra successiva per ricordare questo regista. L'idea è nata dall'associazione Piantiamo la Memoria, che con Riccardo Lenzi e altri soci hanno voluto, fra cui Marco Coppola, che ringraziamo. Ha voluto, a distanza appunto di poco tempo dalla sua scomparsa, ricordare questo regista. Io rappresento la DER, documentarista Emilia Romagna, e noi come autori, registi e anche produttori vediamo in lui una figura di riferimento. Di conseguenza abbiamo abbracciato immediatamente questa possibilità di lavorare insieme su questo programma. E vi ricordo che dopo questo incontro alle 8 in Cineteca ci sarà il film che potremo vedere insieme. E poi ci sarà il giorno 30 novembre un incontro all'Assemblea Legislativa, sempre sulla legalità, dedicato ai più giovani, dedicato a dei liceali, proprio sul tema della legalità e dei nuovi media. A questo punto io faccio le vesti di Riccardo Lenzi, che sta arrivando, che immagino conoscerete tutti, e passo la parola alla conduttrice dell'incontro, ringraziando anche da parte di tutti la vostra presenza. Bene, grazie e iniziamo molto velocemente, non voglio rubare il tempo prezioso a questa bellissima occasione. Mi auguro di riuscire adesso, insomma, perché ci sono i miei studenti qui, in realtà. Però la figura del generale della Chiesa per me è una figura emblematica, proprio dal punto di vista umano, professionale, è il mio punto di riferimento. Io ho iniziato ad occuparmi di queste tematiche, io appunto sono titolare di un corso di mafia e antimafia all'Università di Bologna, di lingua master sulla gestione dei beni confiscati, e tutti i miei studenti dicono: ma chissà perché la Pellegrini che è bresciana si occupa di queste cose. Ecco, io quando ero a Brescia nel 1985 ho comprato per caso un libro di Nando Dalla Chiesa e lì sono stata folgorata. E quindi parlare di lui per me è sempre una profondissima emozione. Quindi chiedo scusa se non avrò il distacco emotivo necessario per presentare un libro. Quindi chiedo scusa perché per me questo non è un libro. Non stiamo parlando di una protagonista del nostro paese, sto parlando di un eroe. È un libro come tanti libri, come altri libri che è stato anche Nando, un libro molto intimo. E forse per questo io mi sono veramente rimasta subito affascinata da quest'uomo, che era un uomo generale. Era un uomo generale era un uomo dolcissimo, un uomo estremamente delicato, in questa sua imponenza, e racchiudeva proprio l'emblema, no? Della coerenza. Si ricorda nel libro, ma è qualcosa che spesso ho sentito proprio dire dal fratello di Simone, andando dalla chiesa, che è uno degli elementi che sicuramente ritiene sia l'eredità più importante, ma è ciò che io immediatamente ho rivisto e ho individuato nel mio piccolissimo, quella figura è il rispetto alle istituzioni, cioè un uomo di Stato che aveva appunto gli alamari sulla pelle, come lui stesso diceva di se stesso, ma che in questo libro viene presentata tutta la sua storia con una intimità profondissima. E io
voglio ringraziare comunque Simona della Chiesa, come Nando, come Rita, per il fatto che hanno voluto condividere con noi questa dimensione umana di questo grande uomo. Sono tantissimi episodi che tra l'altro io non conoscevo, cioè, essendo prendendo il mio punto di riferimento, cioè, ho letto tanto, insomma mi sono varie volte intestardita a trovare fondi per approfondire la figura, la sua storia, il suo pensiero, la sua esperienza, però ci sono tanti aneddoti che Simona racconta in questo libro che vanno ancora di più a sottolineare questa grandissima umanità. Io volevo parlare di questo rapporto che il generale aveva con Simona, che è la figlia più piccola. Questo rapporto di delicatezza incredibile anche il giorno del tuo matrimonio, io ovviamente è commovente, proprio anche perché è importante, no? Far viaggiare l'immaginazione e immaginarsi quest'uomo, un grande uomo in divisa, che ti è veramente un libro innanzitutto da leggere, questo. Proprio per conoscere, il messaggio più importante è che vedere che le istituzioni, e lui era l'istituzione, lui rappresentava, rappresentato fino all'ultimo, incorporato, il rispetto nei confronti delle istituzioni, era comunque un uomo profondamente sentimentale. Due elementi che vengono raccontati con molta tranquillità, con molta serenità, appunto mettendo a disposizione, facendo diventare patrimonio comune questo particolare caratteri, queste modalità, no, di interazione che è all'interno del nucleo familiare, il rapporto naturalmente che emerge, che è meraviglioso, che ho potuto, non è le lettere scritte, la mamma, che ha continuato a scrivere la mamma anche dopo la morte di lei, sono qualcosa di meraviglioso, sono qualcosa, cioè, lettere che ogni donna vorrebbe ricevere, no? Questa dolcezza, questa condivisione, e una moglie che lo ha lasciato, e lo ha lasciato proprio a causa di una totale condivisione del ruolo. La signora Dora Dalla Chiesa è stata nominata proprio vittima del terrorismo, perché la vita che naturalmente conduceva, che era costretta a condurre in continua tensione, l'ha portata naturalmente a soffrire di cuore. Ma il rapporto tra i due è un rapporto meraviglioso, ed è un rapporto che viene descritto molto bene nel libro. Quindi volevo chiedere a Simona, che ringrazio veramente tantissimo di essere qui con noi stasera, di partire proprio da questo. Innanzitutto appunto ti ringrazio per averci dato la possibilità ancora una volta di leggere e di immaginare queste scene bellissime. Io ho scritto questo libro con difficoltà per vincere una forma ovvia, direi, di pudore. Sono passati tanti anni dalla morte di mio padre, però ancora mi viene difficile parlarne, ricordare. Lo sento intanto un dolore vivo e pulsante, come se fosse successo da poco. E in secondo luogo perché appunto c'è una forma di ritrosia nel mettere così, tra virgolette, in piazza quelli che sono stati i nostri rapporti intimi, dare una visione così profondamente personale della sua vita, della sua figura. Questo libro ci è stato richiesto dalla edizione San Paolo, che ha deciso proprio di fare in occasione degli anniversari, come si suol dire, rotondi, 25-35 anni, di far
Falcone, Borsellino, La Torre e Papà, di fare una colonna che si chiama Uomini Giusti e che tende proprio a mettere in evidenza quella che è la figura umana, quella che sono le dimensioni prettamente private e personali, non per diciamo arricchire semplicemente le informazioni o costruire meglio la personalità di questi uomini di Stato che sono morti per lo Stato, ma perché ritenevano, e penso giustamente, che dare a loro in maniera pubblica una profonda dimensione umana servisse a renderli più vicini alle persone, più vicini ai cittadini, che in questo modo potevano anche comprendere come non fossero degli eroi su un piedistallo, come non fossero persone che stanno al di sopra, e quindi in qualche modo anche ci deresponsabilizzano, no? Perché vabbè, loro erano eroi e loro erano capaci di fare determinate scelte, di comportarsi in certi modi, no, erano persone assolutamente normali che avevano interpretato fino in fondo il loro ruolo professionale di uomini di Stato, professionale ma soprattutto etico e morale. Erano persone che avevano le loro debolezze, le loro famiglie, i loro amici, i loro progetti, avevano desideri che speravano di poter realizzare quando i tempi glielo avessero consentito, avevano famiglie con amori da vivere nella loro pienezza e non da tenere sempre in secondo piano rispetto alle attese che il governo, lo Stato si attendeva da loro. Persone che speravano di poter viaggiare, speravano di avere un momento di riposo, che speravano di godersi i nipotini crescere, vedere i figli che si realizzavano nel lavoro, erano persone normali. E questo messaggio di dare la loro normalità, la loro umanità, li rende più vicini, li fa scendere dai piedistalli. Non sono eroi, sono uomini giusti, sono persone che ci danno un'indicazione di un percorso da realizzare quotidianamente, non nella straordinarietà delle loro azioni, ma nella ordinarietà di un'etica vissuta giorno per giorno. E inizialmente, come fratelli, abbiamo avuto anche un po' di perplessità. Mia sorella non condivideva questo progetto perché appunto in lei il pudore non voleva parlare, dice almeno lasciatemi uno spazio intimo della mia famiglia che non dopo aver vissuto tutta la vita sempre sotto i riflettori affettuosi e benevoli o ad altre volte delle maldicenze di chi si cercava comunque di trovare degli aspetti, dei dubbi da insinuare, no? Perché le figure per bene non sono tanto di moda, le persone per bene devono avere, tra virgolette, devono avere qualche aspetto oscuro da tirar fuori, e quindi si è trattato anche in certi momenti della nostra vita di dover tirar fuori le unghie per difendere la memoria di nostro padre, ed era qualcosa che ci offendeva profondamente, perché sapendo le difficoltà, le umiliazioni anche che aveva subito, il suo senso dello Stato, la sua totale fedele appartenenza a, come diceva lui, al popolo italiano, doverlo difendere era qualcosa che non ci saremmo mai aspettati. E allora Rita aveva questo da dire, ma basta, cioè lasciamolo nella sua dimensione istituzionale. Io invece, che sono, diciamo, Nando ha dato a me la voce, perché sono, essendo dei tre la più piccola, era quello che aveva vissuto con loro in casa più a lungo, e soprattutto aveva vissuto anche dei periodi, come ad esempio tutto il periodo del terrorismo, durante il quale loro invece vivevano in città diverse, quindi avevano sicuramente condiviso, ma meno nel giorno dopo giorno, meno nella quotidianità. E quindi mi ha dato questo ruolo di voce narrante, diciamo, dei nostri ricordi. E d'altra parte questi ricordi si inseriscono assolutamente tra privato e pubblico, camminano sempre insieme, perché la vita di mio padre non ha mai avuto momenti totalmente privati.
E non ci sono state nemmeno le vacanze, non c'erano le ferie, non c'erano le licenze, come si dice, no, in ambito militare. E c'era sempre qualcosa che premeva, un'emergenza, qualcosa alla quale bisognava rispondere fin da quando ero piccola. Noi passavamo le nostre vacanze dai nonni in Sicilia, a Palermo, e stavamo lì, mamma non veniva, non faceva le licenze nemmeno lei, perché non lasciava solo mio padre, e rimanevano a Milano tutta l'estate, quando le città all'epoca non erano le città che godevano le estati, in cui c'erano programmi per chi rimane, anzi sono piacevolissime da vivere, ma era il deserto. Io mi ricordo ancora che c'era un panificio a quartiere che aveva il turno per restare aperto, tipo farmacia, e cioè era veramente un sacrificio, eppure era la loro vita, il loro amore. Mamma non avrebbe mai passato un periodo di vacanze se non con loro, quindi noi eravamo con i nonni a Palermo e loro rimanevano da soli, ci raggiungevano per riprenderci e riportarci a scuola l'ultima settimana utile. Ecco, questo ricordo, come dicevi tu prima, di questo grande affiatamento, di questo grande amore, che è stato il binario su cui poi la nostra vita è stata incanalata, una vita appunto che aveva come direttrice quella della regola, sicuramente, però di una regola affiancata da una grandissima dose di amore e di allegria, perché questo anche era lui, un uomo tenero, un uomo romantico, un uomo allegro, un uomo che un godereccio, gli piaceva il mangiare, la musica, ballare, gli amici, cioè era assolutamente fuori da quello schema rigido istituzionale che gli viene, diciamo, in qualche modo nel quale viene identificato. E in questo lui era molto orgoglioso della sua origine emiliana, cioè ricordo una volta lo ha detto proprio Enzo Biagi, che lo intervistava, e diceva che appunto scherzava su questo suo carattere, e lui diceva: io sento forte la mia radice emiliana che viene fuori appunto in tutta la socievolezza, l'allegria. Io ricordo ovviamente i tortelli della nonna, il nocco fritto, i ravioli, le crostate, le terribili per noi cotolette fritte nel burro invece che nell'olio, che era proprio il massimo del grasso lì che colava, no? Ecco, tutti questi ricordi che mi fanno sentire appunto poter parlare di un padre assolutamente allegro e vitale. E dicevo, il fatto che la sua dimensione pubblica si accompagni a ogni momento della nostra vita stava proprio in questo, che in lui non si dividevano i due fronti, che poi è il motivo per cui avevo dato questo titolo, che poi ho sottoposto ai miei fratelli, che hanno immediatamente accettato, perché era papà e alla mari, cioè erano inscindibili la sua figura di padre e di papà, perché ci è stato tolto quando avevamo ancora bisogno della sua presenza, a parte che di un padre si ha bisogno sempre, però era proprio un momento della nostra età in cui avevamo bisogno, in cui la sua roccia era fondamentale per noi per andare avanti, e quindi ho voluto che fosse papà e non padre, con gli alamari, che probabilmente sarebbe stato più serio. E poi questi alamari, perché lui li aveva appunto, lo diceva, ce li ho cuciti addosso, perché per lui la divisa, gli alamari, il pubblico, perché quando parlo di pubblico mi riferisco alla sua dimensione istituzionale, erano parte di se stesso, erano lui. E quindi questo fatto che alamari e papà siano insieme non sono in contraddizione, ma sono proprio la sua identità. Io ho un ricordo degli alamari di mia mamma, che quando gli ufficiali cambiano la divisa estate-inverno, no? In un giorno preciso, se prima anche scoppia un caldo, una sciroccata micidiale, comunque stanno con la divisa invernale, e dopo 5 giugno, che è la festa dei carabinieri,
anche se sta diluviando si deve mettere la divisa estiva, giusto? Non è cambiato nulla. E quindi le divise invernali andavano riposte negli armadi. E mi ricordo mamma che con l'armoniaca puliva con proprio tipo pennellino tutto il posto, tutto il contorno delle stellette, della torre, tutto quello che erano appunto gli alamari, e poi li copriva con la carta velina per non farli annerire durante l'estate e tirava fuori con la stessa delicatezza e dolcezza la divisa estiva. Questo non è un lavoro, questo è amore, cioè è amore di mio padre per quella divisa, è amore di mamma che in questi gesti metteva tutta la sua adesione alla scelta etica, alla scelta di vita che era quella di mio padre. Ecco, questo punto, questo sentimento, questa unione che c'è stata fra loro e questa unione fra i due aspetti, pubblico e privato, è quello che ha segnato la nostra vita. Ecco, è stato difficile andare a scavare nei ricordi, che ovviamente ce li abbiamo qua, non è che dovevamo scavare, però andare a riviverli. È stato difficilissimo per me ribattere al computer la lettera con cui apro il libro, e che è stata la lettera che papà ci ha scritto a tutti e tre dall'aereo mentre andava da Roma a Palermo, quando è stato mandato a Palermo, che è il suo testamento morale. E ogni battuta era entrare nelle sue parole, entrare nel suo pensiero, immaginare lì a 8.000 metri d'altezza che cosa gli è costato dirci determinate cose con tutta la tenerezza e l'affetto con cui l'ha fatto. Quindi è un libro che nasce dal cuore, sinceramente. Ho cercato di non fargli arrivare la pancia, cioè di non mettere troppo, perché è facile, no? Poi andare a stimolare le sensazioni, le emozioni. Non era giusto. Volevo che i miei sentimenti restassero appunto per quella forma di pudore, in un livello in cui chi legge può capire cosa c'è dietro le parole, perché questa discrezione, questo modo di essere era quello che penso papà e mamma avrebbero voluto. Cioè, è vero che io ho raccontato di loro, che ho raccontato i nostri Natali, la nostra vita insieme, le sue abitudini, però volevo che tutto fosse fatto con quella, diciamo, delicatezza, che non andasse a giocare troppo facile con le emozioni. È un libro delicato che consegna, no, al lettore determinate immagini e lascia il lettore immaginare tutto quello che c'è dietro. Io chiedo e ringrazio il colonnello Valerio Giardina, che è comandante del numero provinciale dei Carabinieri di Bologna, di essere qui con noi. Devo dire che ho semplicemente accennato l'invito e lui non ha avuto il minimo dubbio nell'accettare, quindi grazie veramente tanto. E naturalmente è importante capire e comprendere l'uomo di divisa, che cosa rappresentato, cosa rappresenta. Allora, buonasera, grazie per l'invito, perché effettivamente appena ci siamo sentiti io sono ovviamente stato entusiasta di venire qui, stare mezz'ora accanto alla figlia del signor generale, oltre che alla professoressa Pellegrini. Il signor generale non è una persona normale, vuole entrare in contraddizione con quello che ha detto lei. È una persona speciale, una persona particolare, perché è stato un alto dirigente dello Stato, delle nostre istituzioni, che richiamato a dirigere in uffici importanti e delicati, ha in due momenti storici ben precisi sacrificato di fatto la famiglia da una parte, e dall'altra ha ridato la speranza al mantenimento
della sicurezza pubblica, del vivere secondo regole democratiche, in due ambiti del territorio nazionale e in due momenti distinti, precisi, in quanto vi erano due fenomeni, quello degli anni 70, periodo del terrorismo, e quello ovviamente degli anni 80 e prima ancora negli anni 60, il fenomeno ovviamente della criminalità organizzata e in particolar modo del fenomeno della Cosa Nostra, che è il fenomeno di criminalità organizzata operante autoctono della Sicilia. Ecco, è speciale perché? Perché lui ha inventato, il signor generale, perché bisogna dirlo, se no altrimenti purtroppo in un paese che è stato martoriato da tanti lutti, tanti eventi, poi è difficile, secondo me, dare chiaramente delle indicazioni, perché poi c'è anche il buon senso o il pudore di dover fare delle classifiche e delle cose che è sbagliato fare. Però lui ha letteralmente inventato un metodo investigativo, che è risultato essere ovviamente il modello di attività operativa che è riuscita a debellare il terrorismo prima e il fenomeno mafioso dopo. Se oggi, per esempio, per rimanere ai giorni nostri, perché già il fenomeno del terrorismo molti di voi, e anche io l'ho vissuto diciamo in modo parziale, però se oggi noi possiamo dire che almeno il fronte militare e qualche cosa anche di più del fronte militare sulla criminalità organizzata italiana è stato efficacemente contrastato, lo si deve alle intuizioni del signor generale. Sarebbe complicato e lungo spiegare quali sono queste intuizioni, però per contestualizzare, cercare di rendersi tutti quanti conto, anche io che vi sto parlando e che mi sono arruolato su queste prospettive, cioè il mio riferimento, la mia identità, l'ho legata ovviamente all'operatività del signor generale. E allora, per comprendere questo, noi dobbiamo capire che negli anni 70, per esempio, quando i nostri carabinieri nelle piazze fronteggiavano le sommosse da una parte studentesche, dall'altra ovviamente delle masse di lavoratori che legittimamente anche ovviamente scioperavano o scendevano in piazza, i nostri carabinieri fronteggiavano questi fenomeni con un abbigliamento molto arcaico. Quindi noi avevamo i cappottoni, le ghette ancora, i moschetti, che è un vecchio fucile post seconda guerra mondiale, e quindi con uno strumento diciamo non adeguato a quelle che potevano essere le esigenze di ordine pubblico. Il signor generale Dalla Chiesa negli anni 70 aveva istituito un nucleo speciale di polizia giudiziaria dove i carabinieri facevano servizio in abiti civili. Oggi noi vediamo alla televisione un sacco di sceneggiati dove l'eroe, in questo caso, si presenta sempre un po' trasandato, con questa barba incolta, un po' con un atteggiamento che non è proprio tipicamente italiano, ecco, perché i poliziotti non sono proprio così. Ecco, il signor generale, per esempio, utilizzava i carabinieri per osservare, pedinare i terroristi, acquisire le informazioni, sfruttare
l'intelligence che facevano i nostri carabinieri in divisa, le nostre stazioni, quindi acquisire una piattaforma conoscitiva e elaborare ovviamente delle attività che consentivano di monitorare ovviamente i singoli terroristi. Calcolate che i terroristi vivevano in clandestinità, quindi di fatto tranciavano qualunque legame con la vita sociale, non erano più identificabili, non avevano telefoni, non avevano riferimenti in abitazioni ben precise, non avevano un contratto della luce al loro nome, nelle loro case, non avevano contratti dell'acqua, appunto dell'Enel, non avevano macchine, si muovevano a piedi. Ecco, i nostri carabinieri, una volta che capivano che quella persona era un terrorista, davano l'informazione, interveniva il nucleo speciale del generale della Chiesa e quei carabinieri vivevano esattamente come il terrorista, fuori dagli schemi ordinativi dell'arma. Ed era stato autorizzato solo il generale della Chiesa a fare questo, un'istituzione come la nostra militare, verticistica e rigida, non avrebbe mai permesso a nessuno di poter andare al di là di quelli che sono gli schemi nostri tipicamente militari. Al generale della Chiesa è stato consentito di fare questo perché ha avuto l'intuizione che è risultata vincente per fare questo. L'altro aspetto è che le informazioni che lui acquisiva e le attività le comunicava direttamente al centro, non vi era un passaggio ulteriore di livello, per cui la strategia posta in essere aveva un immediato ritorno dai risultati tattici che venivano sviluppati sul campo. Io ho conservato dal primo anno di esperimento, quando ho fatto la scuola ufficiali, tra il primo e il secondo anno, oggi si fa tra il secondo e il terzo anno, ma quando l'ho fatta io a Roma, scuola ufficiale, tra il primo e il secondo anno, ho fatto un periodo di esperimento, un mese a Varese. E ovviamente la prima cosa che sono andato a cercare quando sono arrivato al comando provinciale di Varese era, ma poteva essere anche il comando provinciale di Enna, è stato Varese perché mi hanno mandato a Varese, la circolare istitutiva del nucleo speciale di polizia giudiziaria, che è presente in tutte le caserme d'Italia. Era per me, e lo sapevo che era per me, un documento fondamentale, al quale poi ovviamente in ragione del mio profilo di esperienza sono particolarmente legato, perché io ho poi fatto servizio per molti anni in quello che poi è una derivazione del nucleo speciale di polizia giudiziaria, che è il raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, meglio noto come ROS dei carabinieri. Quel documento è di una attualità, lo era già nel 1991-92 quando io ho fatto l'esperimento, ma siamo nel 2017, se oggi lo vado a rileggere io ritrovo altri principi ispiratori per poter dare consigli, input, per poter dirigere efficacemente le attività investigative sul terreno. Ecco, una persona così rimane per me una persona unica e speciale, e vi posso garantire che per molti carabinieri è una persona unica e speciale, per molti carabinieri che non hanno mai avuto a che fare direttamente col signor generale, perché è oggettivo quello che ha fatto ed è oggettivo il suo modo di essere, sono oggettive le parole che ha sempre utilizzato per esprimere il concetto di Stato, di presenza dello Stato, di gestione della sicurezza pubblica e anche di semina di quelli che sono stati poi i germogli sui quali molte comunità in Italia hanno deciso poi di ribellarsi alla gogna mafiosa e in parte anche eversiva. Ecco, questo per me è il senso generale.